Io dico passiamo dall'anno 0 all'anno 1 adesso, quindi oggi si insedia un consiglio di amministrazione composto da persone competenti, con tanta esperienza, con specificità varie e quindi che saprà continuare a dialogare con il mondo scientifico, il mondo degli ambientalisti, il mondo degli operatori, perché ricordiamo che il parco sempre di più sta diventando un punto di riferimento per l'economia legata al turismo. Ma sicuramente sarà una gestione in continuità con quello che la legge ci dice, cioè quindi le attivazioni dei programmi del piano di gestione che è stato approvato e quindi dobbiamo eseguire tutti i punti e in più cercheremo di sviluppare sempre di più la valorizzazione di questo sito di interesse comunitario in modo che la ricaduta sui territori sia importante non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista proprio del risultato anche di benessere economico per i cittadini. Come ha raccolto questa nomina? Ma molto tranquillamente, sorpreso molto perché non pensavo che i sindaci potessero pensare alla mia figura per svolgere questo compito. Dopo questa nuova nomina però un piccolo neo il ricorso? Non ci preoccupa questo, è giusto che quando finisce il mandato ad un CDA se ne legga un altro e questo ha fatto legittimamente la politica attraverso le istituzioni del Comune di Pineto, Comune di Silvia, Regione Abruzzo e in questi giorni con grande soddisfazione stiamo perfezionando il rientro anche della provincia.